Buon martedì, puntata numero 35 di Pro Teramo. Ci avviciniamo davvero, sta settimana davvero, agli spareggi salvezza per la formazione biancorossa, che domenica sarà impegnato in gara 1 contro il Lumezzane nella gara di andata, poi la settimana successiva gara di ritorno al Bonolis, sempre contro i Lombardi per evitare la retrocessione, che sarebbe davvero dolorosa e drammatica tra i dilettanti. Ne parleremo questa sera, vi faremo vedere anche le immagini invece di quelle squadre che ce l'hanno fatta e che viaggiano sulle ali di un entusiasmo che potrebbe portarli alla promozione invece in Serie B, ovvero i play-off di Lega Pro. Ma faremo il punto della situazione, perché il Teramo è tornato ad allenarsi al Bonolis dopo l'intermezzo che c'è stato al Fonte dell'Olmo di Roseto degli Abruzzi, un combinato disposto tra l'impossibilità di accedere al Bonolis per la Fiera dell'Agricoltura e anche per tastare, saggiare il campo in erba naturale, ovvero quello che il Teramo troverà al Tullio Saleri, proprio di Lumezzane, domenica alle 16:30. Io do la buona serata a Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera, ciao, saluto a tutti. Peraltro con te poi faremo anche una specie di excursus, perché si è parlato molto, si parla da giorni in città degli spareggi, che sono un po' per quanto riguarda il Teramo, una bestia nera. Prima o poi deve andare bene, quindi questa volta, e poi, perché dopo tanti, quindi. Eh sì, poi proveremo anche a riviverli, anche se solo nella memoria. Una buona serata anche ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. E allora, vi facciamo vedere invece della schermata classica dei risultati delle classifiche, perché oramai non c'è più nulla di campionato, vi faccio vedere un'altra schermata, che è quella dei playoff barra playout. Questo dopo il primo turno. Quelli in alto ovviamente sono i playoff, a cui si aggiungono anche le tre seconde in classifica più il Matera, sotto il playout, ovviamente i playout del girone B tra Lumezzane e Teramo e ovviamente tra Forlì e Fano. Quella che vedete sarà gara 1, perché poi ovviamente gara 2 a campi invertiti, una settimana dopo. Questo è il quadro completo di quelli che saranno gli ottavi di finale, le due di fatto, che non sono due semifinali, perché sono due finali per Teramo, Lumezzane, Forlì e Fano. Facendo un piccolo passo indietro, noi la settimana scorsa, Francesco, abbiamo un po' provato a ricostruire questa stagione, dicendo che tutto sommato questi play-out sono una pena scomoda, ma purtroppo meritata. Per quanto visto in questa stagione, mi verrebbe da dire di sì, però io non posso non pensare subito che, soprattutto per il Teramo, che è una squadra che ultimamente ha avuto difficoltà a fare gol, una volta che faccio gol non me lo danno, gol regolare, quello di Macerata. È vero che il Teramo, di speranza contro la Macerata. Esatto, è vero che il Teramo ha toppato in casa con la Reggiana. È vero che ancora peggio la settimana dopo in casa con il Forlì è stato quanto di peggio si potesse vedere, però è vero che c'è stato il gol sbagliato da Sansovino a fronte di altri gol segnati, però capito, tutto quel come possiamo dire, quel gridare allo scandalo per il gol, scandalo tra virgolette, o all'assurdo per il gol sbagliato da Sansovini, dimenticando che anche tanti altri grandi giocatori di categorie superiori o anche ai mondiali hanno sbagliato nella storia gol o rigori clamorosi. E però io sui social non ho letto tutto questo, non l'ho letto perché non ci vado, quindi per me possono pure scrivere che io sono bravo, sono la persona più stupida del mondo, che me ne frega, io non li leggo, me li raccontano, non fa notizia nel sì. Racconto, non mi interessa. Però mi sarei aspettato che tutto quel cancan per il gol di Sansovini fosse stato fatto per il gol non dato a Macerata, se è vero che adesso con i social, con i Twitter, con gli Instagram, in quel caso, adesso si legge in tutta Italia. Provo anche a dare una spiegazione. Aspetta, anche come segnale di attenzione che il Teramo già è stato danneggiato
Quindi vedete cosa dovete fare, un messaggio così trasversale, lontano, perché quello di Macerata era un gol regolarissimo. Però provo a dare una interpretazione ulteriore, nel senso che per quanto noi l'abbiamo rivisto, analizzato, il gol di Macerata, noi la certezza matematica... La certezza matematica un altro po' non ce l'hai quando ti fanno vedere 8 volte con 8 inquadrature diverse. Però in quel caso è differente, nel senso che è più una sensazione. La sensazione, insomma, c'è la sensazione netta, così come a distanza di anni, con tutto il rispetto per una squadra o per l'altra, tu ti puoi scandalizzare quando ti pare e piace, però il gol di Turone era regolare, è rivisto ultimamente, non c'era l'inquadratura, non c'era in linea, non c'era la linea per terra di demarcazione. Ripeto, non scherziamo, quando stiamo parlando comunque di situazioni stiamo parlando di un gol regolare, di un gol regolare che con quei due punti il Teramo, con tutte le nefandezze fatte quest'anno, con tutto l'obbrobrio e tutti i delitti calcistici fatti da Zauri prima e poi da Zauri e Bolla dopo, con l'avallo, devo dire, della società, e per società intendo tutti, tutti quelli che stanno dentro la società, compreso ovviamente Campitelli, nonostante tutti questi delitti calcistici, il Teramo si sarebbe salvato. Oh, questo è un dato matematico. La risposta l'ha data Sansovini comunque, perché lui, lo abbiamo intervistato qualche giorno fa, ha detto, tra le altre cose, quel gol è stato fallito al 93esimo, era il gol partita. Se l'avessi fallito, ha detto lui, al primo minuto, al quarto d'ora, siccome il gol di Speranza è arrivato in una fase del primo tempo, se non ricordo male, intorno al 20esimo, poco prima o poco dopo, però non eravamo alla fine, sai, quel gol poi ci può stare pure che ti pareggino, come ci può stare che tu possa raddoppiare. Era intorno al metà del secondo tempo a Macerata. Il secondo tempo sì, era. Vabbè, comunque non era alla fine, non c'era... Mentre perché era il 93esimo. Era il 93esimo. È ovvio, ha avuto una... Ha avuto questa eco. Mentre invece il gol annullato a Speranza, che ha avuto una eco molto minore, anche perché poteva essere il gol partita, ma non era l'occasione che chiudeva la partita e quindi il gol decisivo. Quando la partita finisce 0-0, si vanno a analizzare gli episodi, quell'episodio è determinato. Però devo dire anche una cosa a parziale compendio. Ma posso stare ancora incazzato per il gol che non mi hanno dato o no? Assolutamente. A parziale compendio rispetto a quello che stai dicendo, che non so se lo contraddice oppure no, c'è anche da dire che la settimana che portava a Modena-Mantova, da questa parte, dalla parte abruzzese, si è detto attenzione che fanno X, attenzione che fanno X, mettendo un po' sull'allarme tutti, alla fine è finita 2-0, quindi voglio dire. Quindi è andato bene al Teramo? Sì, ho capito, vabbè, però ma lì hanno fatto il loro dovere, di là il Guardanini non ha fatto il proprio dovere, nemmeno l'arbitro che inizialmente l'ha convalidato. Certo. E se tu sei sicuro, gli dici al Guardanini andiamo, oppure l'acolo regolare, oppure ci vai a parlare. Io vi ricordo sempre, potete interagire con noi al 392-623-7060, numero di SMS. A proposito, infatti, visto che tu giustamente dici di pensare alle Lumezzane, Andrea, ti faccio rivedere le immagini di andata e ritorno, un po' le riviviamo queste due partite molto differenti, non fosse altro perché vengono in due momenti completamente differenti dell'anno. Questa è la prima giornata di campionato, fine estate, fine agosto, inizia il campionato, esordio del Teramo nel torneo di Lega Pro Girone B, arriva una sconfitta 2-0, è l'esordio in campionato anche per il Teramo di Lamberto Zauli, che poi ritroveremo nella prima del giro di ritorno a fine 2016 in un 1-1 forse ancora più beffardo di questo 2-0. In questa partita Riccardo Barbuti, che vedete in area con la maglia numero 9, è sulla sponda opposta, sulla sponda del Lumezzane. Questo fu un esordio, diciamo, non dico shock, ma avevamo tutti la sensazione che il Lumezzane poi sarebbe arrivato dove poi è andato a finire. Quindi il 2-0 sembrò strano un po' a tutti come risultato. Vabbè, molte volte le prime partite, soprattutto la prima, insomma, conta fino a un certo punto. Io ricordo di questa gara che fu brutta nel complesso, con un Teramo abbiamo visto l'occasione di dove fece una gran parata il portiere Furlan,
Un Teramo che chiuse discretamente bene il primo tempo, ma dopo una prima parte giocata nel complesso male. Ecco, questa fu un'altra occasione per Sansovini di testa. Dopodiché ci fu un inizio di secondo tempo davvero pessimo. Lumezzane fece due gol e chiuse lì la partita. Ecco, mi colpì il fatto che il Teramo non seppe reagire per niente, non creò nulla. Se qualcosina si era visto alla fine del primo tempo, quando il Teramo aveva dato l'impressione di poter far valere una superiorità, una presunta superiorità tecnica, poi in secondo tempo il Teramo prese due gol e sostanzialmente si squagliò, scomparendo dal campo. Quindi una partita nel complesso brutta che il Lumezzane, con i due lampi di inizio secondo tempo, riuscì a vincere e poi a controllare con discreta facilità. La partita di ritorno pure è stata nel complesso brutta. Il Teramo aveva la necessità di vincere, di sbloccarsi, perché si veniva dal ritorno di Zauli, che però non aveva vinto nonostante alcune buone prove tipo quella di Parma. E tutti qui questa partita fu clamorosa abbastanza. L'esclusione di Marco Sansovini dal primo minuto in panchina. Fu un po' un periodo in cui Sansovini fu messo da parte da Zauli, che si diceva ce l'avesse un po' con lui, no? Sì. Quasi come una sorta di giocatore colpevole della sua esclusione a inizio campionato. Però Sansovini poi entrò, fece un bel gol, e il Teramo poi prese gol al 93esimo su palla inattiva. Ripeto, era un Teramo condizionato dalla necessità di trovare una vittoria che mancava da troppo tempo, e venne fuori una brutta partita pure questa, che stava per essere risolta da Sansovini prima di quel blackout che portò in gol un giocatore come Leonetti, che sembrava fosse all'ultima partita con Lumezzane, invece poi è rimasto. Sono state due partitacce. Ecco perché io più volte ho detto, nel preconizzare un po' quelli che potevano essere gli avversari del Teramo, il Lumezzane è la squadra magari più debole tecnicamente, ma è anche quella che ti fa giocare di meno e quella che fa venire fuori le partite più brutte. Sì. E quindi rischi di impantanarti. Oltre al fatto che il Lumezzane, siccome è partito e si doveva salvare, si è poi indebolito e si deve ancora salvare, è una squadra che ha ben in mente il fatto che doveva lottare fino alla fine, al contrario del Teramo, che però negli ultimi due mesi si è abbastanza calato nella parte di squadra che si deve salvare. Però il Lumezzane è una squadraccia, fa giocare male e vengono fuori partite molto molto brutte. Bisogna uscire da questo pantano, e io spero che il Teramo ci sia prima di tutto con la testa, perché si parla di tattica, di tecnica, ma queste partite, questi doppi confronti, questi play-out si isolano un po' da tutto il contesto. Sì. E vanno vinte Teramo, queste serie con la testa. Teramo visto ultimamente, stavo vedendo il primo e il secondo gol, mi viene ancora adesso da dire quelli di Lumezzane, vabbè che stiamo parlando di 8 mesi fa, 9 mesi fa, dove erano i difensori del Teramo, gli stessi difensori che negli ultimi due mesi hanno dato grossi segnali di tenuta tecnica, mentale, tattico, ossia di un Teramo che, ripeto, qua non è questione di essere tifoso o no, di parteggiare per una squadra o per l'altra. Il Teramo visto ultimamente lascia ampi margini all'ottimismo, pur sapendo che purtroppo questi che sono questi play-out, spareggi, chiamateli come volete, sono di una pericolosità estrema, perché può bastare un errore per ribaltare qualsiasi pronostico e anche la migliore posizione in classifica. Però ripeto, il Teramo degli ultimi mesi segna poco, però subisce ancora meno, il che è importante. Certo, non ti devi far forte solo di questa solidità tattica e difensiva. Certo. Devi essere anche bravo in una delle due partite, secondo me, a fare gol. Comunque vada la prima, se poi fai gol nella prima è ancora meglio. Peraltro, intanto alle mie spalle vedete la pagina Facebook di TV6, dove potete seguire la nostra diretta, ovviamente, del nostro programma. Ah, e questo vabbè, il logo e lo sappiamo. Se scendete in basso potete trovare anche la diretta Facebook, eccola qua, della nostra trasmissione. Andrea, si parlava un po' di questa squadra, squadraccia se vogliamo, però tutto sommato questa è una squadra che gioca, se la vediamo nell'ultimo turno della stagione regolare contro il Padova, ma non perché ci abbia giocato solo contro il Padova, gioca col 4-3.
quindi con un modulo tendenzialmente offensivo con i due esterni, soprattutto con Bacio Terracino, prima l'attaccante centrale lo faceva proprio Riccardo Barbuti, adesso più spesso lo fa Speziale, cioè è comunque un modulo a cui stare attenti, perché non è è una squadraccia, ma non con un modulo difensivista. Sì, però poi questo 4-3 può trasformarsi in un 4-1-4-1 e quando gli esterni si abbassano puoi fare una bella cerniera davanti alla difesa. Peraltro Lumezzani, rispetto alla gara d'andata, quella di agosto, ha perso 4-5 giocatori, tra cui Barbuti, ma non solo, però ha preso un giocatore come Quinto, che è un bel armadio, che solitamente io lo ricordo nel Foggia. È un giocatore di stazza, nel vederlo dall'alto somiglia vagamente a Ilari, perché insomma anche lui è testa pelata, però rispetto a Ilari ha qualità diverse, perché Ilari è una mezzala, giocatore che di gamba. Quinto invece è il classico giocatore di stazza che metti davanti alla difesa. Eccolo qua, quello che contrasta il numero 5. Esatto. Vede al limite dell'area di rigore. Esatto, è un giocatore di stazza, giocatore che contrasta, giocatore che di impostazione, ma un giocatore molto molto fisico. Questo è l'11 con cui hanno perso a Padova, quelle immagini che dicevamo, sì, prima. Sì. C'è qualche cosa che magari non troveremo, nel senso che magari troveremo Tagliani in difesa? Tagliani in difesa, ma occhio che a centrocampo potrebbe anche esserci Arrigoni, che lì è stato in panchina, però Arrigoni è un giocatore che normalmente è stato titolare. Direi che ci sono 4 giocatori per 3 maglie, quindi Zappacosta, Varas, Quinto e Arrigoni. Forse anche Pasotti troveremo in porta. Pasotti sicuramente, penso abbia parato il 12esimo, che è Carboni. Pasotti, che ha preso il posto di Furlan, che invece era il portiere del girone d'andata. Davanti penso che un ballottaggio possa essere quello tra Russini e Morra, penso che siano sicuri di un posto Speziale, che è il centravanti, e Bacio Terracino. Bacio Terracino è un giocatore che Golotti conosce bene, perché io lo ricordo nella Casertana, nell'anno in cui Vivarini vinse, o comunque si classificò tra le prime 8 in quel campionato di Lega Pro 2013-2014. Ugolotti arrivò in corsa alla Casertana. In quella Casertana Bacio Terracino era un giocatore che era alle prime armi, però dava già segni di buon talento, quindi è un giocatore che Ugolotti conosce bene e probabilmente saprà come poterlo arginare, ed è il giocatore sicuramente di maggior estro di questa squadra. Per il resto, insomma, sono giocatori lì in mediana piuttosto ordinati, ma non sono particolarmente trascendentali. Ho parlato di Quinto. Zappacosta è un giocatore che qui in Abruzzo conosciamo, perché è abruzzese, viene dalle giovanili del Pescara, ma il problema che ha avuto di natura fisica, il problema gravissimo al ginocchio, ne ha condizionato la carriera, e quindi probabilmente non è più quel giocatore che inizialmente si pensava potesse diventare. Peraltro aveva iniziato a San Benedetto, poi è andato, però insomma ha giocato anche a Lecce, non è più quel giocatore che poteva diventare, o si pensava potesse diventare, quando è uscito fuori dalla cantera del Pescara. Io vi faccio ascoltare l'ex della gara che ha parlato oggi. Stravolgiamo un po' la scaletta, perché, caro Francesco, ti faccio ascoltare che cosa ha detto Barbuti su quanto sia importante salvarsi, oltre che per un obiettivo di squadra, anche per un obiettivo personale che riguarda la situazione contrattuale di ognuno. Ce lo ascoltiamo, Barbuti. Recampo ovviamente non è una piazza calda come quella di Teramo, quindi secondo me non possiamo neanche pensarci al fatto che ci possa distrarre il loro fattore campo. Noi dobbiamo entrare in campo pensando, non pensando di aver 2 risultati su 3, facendo la partita, cattivi, perché, ripeto, ci si gioca il futuro. E, almeno parlo per me stesso, ma anche per i miei compagni, io non me lo posso permettere di restare svincolato l'anno prossimo, quindi la vita o la morte. Sentito? Beh, uno stimolo è uno stimolo in più, ci mancherebbe altro. Certo, non è, è vero, molti di questi giocatori hanno il contratto, se si dovesse retrocedere
cade tutto e quindi, giustamente come diceva Barbuti, ti ritrovi svincolato, poi devi ritrovare squadra e tutto il resto. Insomma, è vero che non è detto chi ha il contratto debba restare a termine il prossimo anno, però sai di avere un contratto e quindi in un modo o in un altro l'indicazione è di, per la prossima stagione, di trovare ossia una soluzione nel peggiore dei casi ce l'hai. Sono parole importanti quelle di Barbuti e servono anche a capire lo stimolo che Barbuti ha e che hanno sicuramente anche tutti gli altri compagni. Dall'altra parte ce l'avranno pure quelli del Lumezzane. E, ripeto, queste sono più che partite da... Sì, mi verrebbe da dire, sono partite da tripla. Quello che il Teramo deve far suo e che, come ha detto Barbuti, non deve pensare di avere due risultati su 13. Pareggiamo all'andata e poi nella peggiore, perché non ci è detto andare, che poi riesci a pareggiare all'andata, non è detto che considerato riesce... tutto quello che è successo in questa stagione, io della dea bendata non mi fido, sia certo. La mia paura è nella gara di andata, ma anche nella gara di ritorno, a meno che poi il Teramo dovesse essere talmente bravo di andare su e vincere 1-0, 2-0, allora poi cambiano tutti i discorsi. Prima ci scrivevano, e prendo anche gli sms che sono arrivati. Non c'è il ripescaggio. Okay. Cominciamo a pensare ai ripescaggi, che l'ultima volta che sentivo parlare di ripescaggio era l'estate del 92, no? Il campionato 92. Visto che sei tornato un po' indietro con la memoria. Gli spareggi, tanto ci ripescano, tanto siamo primi in classifica, ci ripescano, quell'anno non ci fu un ripescaggio e perdemmo proprio da stupidi, il caso di dire, gli spareggi con Cerveteri e Valdagno. A proposito, ieri il quotidiano Il Centro ha fatto proprio questa tabella con gli spareggi che sono un po' una maledizione per il Teramo. Li vediamo, partono addirittura, eccetto Prato alla Teramo, dal 1951, c'avevo due anni, quindi 52. Gli altri purtroppo me li ricordo. Ce n'è anche un altro vinto, che è questo 63-64 Teramo-Termoli 0-0, Termoli-Teramo 0-1. Anche lì sembrava tutto finito con il pareggio in casa, ecco. Poi il Teramo fu bravo ad andare a vincere a Termoli. Quello che ricordi tutto sommato, con più tristezza? Con tristezza quello del 91-92, che insomma, è abbastanza recente, stiamo parlando di 25 anni fa. Perché fu una retrocessione, ma se no c'è stato quello dell'84-85 con il Fano di Osvaldo Iaconi e la Civitanovese, che lì sfumò la promozione in C1, i playoff con l'Arezzo, poi quelli più recenti, questa è storia recente, questa se la ricordo. Anche questa, tutti. Che ci sarebbe potuta essere la finale contro il Pescara. E tu immagini che, bravo, ci stavo arrivando lì, quello è stato uno dei... 2002-2003. Una delle squadre più belle viste a Teramo durante il campionato, quell'anno già seguivo anche il Pescara, durante il campionato mi sentii, camminavo tra le nuvole, perché quando stavamo a vincere nell'intervallo 3-1 a Pescara, dove ancora, se ne parla ancora oggi, del Pescara di Galeone, di come giocava quel Pescara, poi però c'è stato anche quello di Zeman e di Oddo, ma a quei tempi... colleghi e anche tifosi a fine partita, nonostante il pareggio, ma nell'intervallo mi dicevano che erano anni che non vedevano una squadra giocare in quel modo, e anche quello fu un campionato buttato, perché quel Teramo lì meritava di salire senza neanche dover fare poi i playoff con il Martina, eventualmente poi con la vincente di Pescara San Benedettese. Ti chiedono innanzitutto che cosa ne pensi di alcuni risultati strani. In realtà ci sono stati tutti questi risultati strani, Andrea. Forse meno nostro che in passato. Francamente il Teramo è stato anche agevolato da un risultato non strano. No, nel senso che tutti si aspettavano il pareggio da biscotto, esatto. invece è arrivato. Se poi vogliamo capovolgere e far risultare strano il risultato che invece tutti si aspettavano, fosse un X, quella è stata una buona prova di sportività da parte di una squadra come il Modena, a cui andava bene il pareggio, e invece
ha fatto di tutto per vincere e l'ha vinta. La vittoria dell'Ascoli a Bari, visto che chiedeva anche quello, ormai pare che l'Ascoli è il nemico numero uno del Teramo. Sì, non è che è una vittoria strana, il Bari non aveva più nulla da chiedere al campionato, ma poi soprattutto, anche se avesse avuto qualcosa da chiedere al campionato, considerando che c'è un'altra giornata, sarebbe stato impossibile arrivare ai playoff, ma era una squadra che si vedeva da alcune settimane che ormai andavano a folle. Beh, ragazzi, in Serie B questa, devo dire, grande correttezza. Sì. Il Cesena già salvo va a vincere a Trapani, in guai il Trapani. Ma potremmo cacciare fuori dei risultati. Poi l'Ascoli, tutti si aspettavano la vittoria della Spal sulla Provercelli, finisce pari. La Spal gioca a Terni e perde, e poi viene promossa. Verona Carpi, tutti si aspettano la vittoria del Verona. Finisce 1-1. 1-1. Il Frosinone va a Benevento e perde. Cioè, è stata, anche nelle ultime giornate, sono stati dei risultati che hanno fatto capire che anche squadre un po' più tranquille hanno fatto la partita, hanno fatto il risultato. E anche in Lega Pro devo dire che si sono registrati dei risultati che, insomma, molti si aspettavano finissero in un certo modo, invece poi così non è stato. Quindi, insomma, probabilmente c'è stato un piccolo giro di vite. Assolutamente. Peraltro questi playoff magari saranno lunghi, saranno laboriosissimi, però quantomeno sotto questo punto di vista fanno conservare sempre a qualcuno, adesso tu dirai di no, ma fanno conservare sempre a qualcuno qualche obiettivo. Sì, è ovvio che conservi l'obiettivo. Cioè, ti andava bene com'era? Ma forse era meglio. Tieni presente che un po' come nel basket, nello spazio poi di un mese, poco più, poco meno, si gioca quasi un'altra metà campionato. Questo sono d'accordo, però dico per la correttezza del campionato. Grazie, sei costretto a essere corretto, perché se tu a tre giornate... Insomma, noi siamo in Italia. Questo è anche vero, se tu sei a tre giornate... Cioè, ci devi costringere ad essere corretti. Allora prendiamola come un dato positivo. Certo, l'interesse del campionato è maggiore, non scema mai, perché tu a tre giornate dalla fine c'hai sempre l'obiettivo magari di chiudere al decimo posto, e mentre stai quasi in corsa ancora per evitare i play-out, secchi tre vittorie, la storia è piena di successi a ripetizione a fine campionato, e ti ritrovi a giocare i play-off. Poi magari non hai la forza per arrivare fino in fondo, però ti togli il gusto di tipo quello dell'Albino Leffe, che bene o male è stato sempre in corsa per i playoff, di andare a rovinare la festa al Padova, che è stato in corsa a lungo per chiudere al secondo posto, per vincere il campionato per un periodo. Esatto. Poi nel girone di ritorno per lottare con Reggiana, Pordenone e Parma per il secondo posto. Questo... Anche perché poi i playoff, la storia è piena di squadre che partono nettamente favorite. Io penso a Lecce, quanto dovrà sudare per arrivare fino in fondo. Dopo, considerando Lecce, che sono 5-6 anni che parte con lo squadrone che deve uccidere il campionato e poi non ci riesce. Una domanda per Francesco: come vedi il futuro una volta conquistata la salvezza per il Teramo? Dopo ti faccio rispondere, Andrea, su questo argomento. Volevi aggiungere? No, mi piace, però servono più posti, almeno un altro posto, perché una trentina di squadre per un posto. Sì, è vero che c'è il problema trofeo, è che dopo il trofeo europeo viene vinto da una squadra e ne partecipano tantissime, e qui è una sorta di Champions League di Lega Pro, perché giocano 30 squadre, partecipano 30 squadre, vince una sola. Io, ecco, se potessi inserirei un posto in più per salire. E questo contesto mi piace, e dovrebbe esserci una retrocessione in più dalla Serie B. Sì. È lo stesso discorso dei playoff di Serie B e dalla Serie A. Però poi si fanno due mini campionati, perché le due semifinali, quelle che ora sono le due semifinali, diventano due finali, quindi sono due squadre che salgono. Sì, diventa difficile far accettare alla Serie B una retrocessione in più, così come diventa difficile riportare la Serie B da 22, ricordiamoci perché furono portate a 22, quindi a riportarle a 20 squadre, così come sappiamo quanto sia difficile riportare la Serie A a 18 squadre. Però al di là del fatto che non è possibile poi avere un'unanimità in queste cose, perché... È giusto dire che Ferrarpi-Salò-Teramo è stata condizionata dalla classifica. Il Teramo ha giocato con la migliore formazione,
forse non so, imparato Sales, la Ferrar Pisalo no, la Ferrar Pisalo ha tenuto in panchina sì. Ferretti, due gol in casa della Reggiana nei playoff, ha tenuto in panchina Guerra, ha tenuto in panchina un paio di difensori che sono normalmente titolari, e non ha giocato una partita con quella grinta perché più o meno la posizione era acquisita e si è pensato più ai playoff. Però una settimana prima Teramo Parma vedeva in campo una squadra che lottava per il secondo posto, cioè salti il primo turno di playoff, e un'altra che si deve salvare. E tante partite hanno messo insieme interessi di alta e bassa classifica. Quindi, secondo me, questo è un bene, un ulteriore incentivo a giocare fino in fondo col massimo delle energie. Poi, ripeto, non tutte le partite possono essere così. Vedasi Mantova su Tirol, vedasi Albino Leffe Teramo, però... Ripeto, un posto in più per salire secondo me servirebbe. Tutto giusto, vanno benissimo, però vorrei, ma tanto non serve a niente, pure se ci stanno ascoltando il presidente Gravina e gli altri, che la regolarità del campionato va salvaguardata, ma va salvaguardata in tutti i modi. Ossia il Mantova, che dall'inizio dell'anno a oggi i giocatori del Mantova non hanno preso lo stipendio. Peraltro si profila anche la messa in mora della società. Ecco, lo stipendio. Gli succede qualcosa? No. No, quindi come al solito diciamo in Beh, Italia però, scusami, Francesco, ci paga lo stipendio. Qui allora non c'è la penalizzazione, ma questi fattori devono incidere all'atto della reiscrizione. Certo. In chiave Teramo però qual è il problema? Che se il Mantova non viene iscritto si libera un posto per il ripescaggio e il Teramo non avrebbe diritto al ripescaggio. Sì. Quindi il Teramo avrebbe avuto giovamento da una penalizzazione del Mantova sulla classifica, perché magari non fa il play out. Penalizzazioni però, nel campionato, però se c'è modo di in corso, però d'altro canto Teramo, punito due volte. D'altro canto se c'è modo di incidere lo si può fare all'atto dell'iscrizione, se tu patrimonialmente non hai tutti i requisiti. Al momento dell'iscrizione tutti il Mantova è una squadra salva, cioè che ha il titolo per iscriversi, non ci riesce perché poi dal punto di vista finanziario non è sì, in regola. Quando è destato, allora il ripescaggio Andrea, poi il Teramo non ha diritto. Quello che dici tu è tutto giusto, è tutto bello, ma è tutta fantasia. Nel senso che non è realtà, perché poi d'estate tutti quanti danno garanzia di pagare gli stipendi. Poi arrivi a ottobre, che già stanno due mesi io dietro, ricordo qualche a Natale stanno tre mesi dietro, però e poi qui, non pagano però qui, più. Francesco, c'è un problema diverso, cioè che se si valutasse quello che lo Stato, ad esempio, se il Mantova ha delle difficoltà, non ha pagato gli stipendi dell'ultima parte del campionato e ha dei problemi dal punto di vista patrimoniale, questi devono, non è un fatto prospettico, cioè tu mi devi garantire che pagherai gli stipendi, no, tu non hai pagato il pregresso, esatto. Quindi non sei in regola col pregresso lo so. E di conseguenza devi essere escluso. Questo deve essere il ragionamento che dovrebbe guidare chi di dovere, Kobisok, Lega eccetera, all'atto della iscrizione in un nuovo campionato. Ci dobbiamo fermare, però dopo continuiamo questo discorso molto interessante tra pochissimo. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Allora io direi intanto che poi una domanda da Andrea, poi ti faccio rispondere Francesco sul futuro. Sì, sì. Sulla terza società, che sarà cosa certa? È legale nella stessa serie? No, lo possiamo già, o perlomeno dal punto di vista dell'etica sportiva ha qualche difficoltà. E Maurizio, non ho capito comunque il contesto. Teramo-San Nicolò, Teramo-San Nicolò. Quest'altra favoletta. La terza società, se è legale nella stessa serie e stesso girone, e quali figure saranno uniche? DG, DS o che? Guardate, voi sapete quanto io sia molto freddo su questa tematica, più volte ho avuto modo di esprimerlo. E secondo me non c'è molta chiarezza, perché forse anche i diretti interessati non hanno chiarezza e contezza di quello che dovrà essere effettivamente. Va da sé che se il Teramo dovesse retrocedere,
Teramo e San Nicolo nella stessa categoria, non avrebbe senso alcun tipo di sinergia, fanno lo stesso campionato. Una collaborazione ci può sempre essere tra due squadre che sono vicine geograficamente, addirittura stessa La città. domanda significa fanno stando nello stesso Ma campionato e no, stesso girone nella maniera più assoluta. fanno la fusione e quindi resta Ma una sola secondo me, società? Secondo me la domanda no, è quella. no, ma secondo me neanche se ci stanno, se sono in categorie diverse. Ci può essere una collaborazione, In categorie diverse è logico anche che non ci può naturale. essere fusione, nella stessa Ma categoria ci infatti può essere. comunque non ci sarebbe in ogni caso, chiariamo questo, No. non ci sarà nessuna fusione. Cioè, questo deve essere chiaro. Ed ecco perché si parla di una eventuale società terza di gestione. Ed ecco perché io Poi non quale vorrei sarebbe il mai vantaggio? essere un tifoso della Ma quale Salernitana. sarebbe il vantaggio di una fusione? Ma la fusione nessuno, ma la fusione non ci sarebbe mai, Ecco questo è perché vero. io non vorrei mai essere nei panni di un tifoso della Salernitana. Sa per certo che sicuramente, avendo la stessa proprietà Lazio-Salernitana, non potrà mai salire in Serie A. Quindi purtroppo queste cose sono sempre un po'. E quindi anche sulle figure, secondo me, comunque saranno cose differenti, Ma distinte. il Teramo fare il Teramo e San Nicolò fare il San Nicolò, punto. Esatto. Poi dopo. Sono d'accordo. L'unica forma di collaborazione che possono trovare, secondo me, Per il è per il settore settore giovanile. giovanile. Però, siccome sono bravi, bravi, molto bravi, vedrete che troveranno qualcosa. Lo dici con una. Ma Eh? No, con tanta felicità e tanta perché attesa. non sei convinto? Non lo so, è un anno che se ne parla. Ci vuole un anno per trovare una soluzione a che Vabbè, fare è l'anno anche prossimo. vero che O però almeno si che è è vero, però parlato di ci due vuole un anno per campionati. fare le cose come No, si non è deve, che ci delle vuole un anno chiare, per fare le eccetera. No, cose, non è giusto. però è anche vero che Sì, sono allora, state comunque due squadre impegnate o nei rispettivi una campionati. società ha delle insostenibilità di natura economica, altrimenti devono restare separate. È giusto ed è anche bello che restino separate. Ognuno con la propria identità, ognuno con la propria ambizione. È giusto che sia così, anche perché poi unire le forze, in questo caso non mi sembra che ci sia un miglioramento, perché poi i due presidenti sono due personalità molto forti, entrambi vorrebbero comandare, Che poi alla però fine sono. uno escluderebbe Oh l'altro no, non è nel giro vero. di poco Sono tempo. talmente bravi che troverebbero l'accordo per la strada per trovare l'accordo. Perché ridi? Io vedi che non rido. Come no? Perché mi Sono sembra che bravi, tu lo stia sono dicendo. due, ma non è vero, sono due personaggi bravi che stanno facendo calcio e qui sto parlando seriamente, perché il San Nicolò in Serie D, il Teramo in terza serie, nella sua massima espressione calcistica della sua storia, credo No, che, no? certo, E poi in più, assolutamente. non Però dimenticando non mai abbiamo dove fatto Campidelli ha sempre. preso il Però Teramo. non abbiamo fatto sempre, faccio un po' l'avvocato del diavolo. Non abbiamo sempre, spesso si dice, vabbè, invece di disperdere le forze bisognerebbe unirsi, fare sistema. Ma forse questa è la strada che stanno cercando di percorrere, di trovare per trovare la soluzione che vada, che vada bene e che dia soprattutto forza sia al Teramo che al San Nicolò. Forse questo stanno trovando, perché Quello che altrimenti può fare non riesco a rabbia spiegarmi. in certe situazioni è che molte volte c'è una scissione, cioè c'è una società, poi c'è una rottura e questa rottura genera due società, cioè quella Ok. preesistente e un'altra. In questo caso parliamo di due società Nate che sono distintamente. due cose diverse da sempre, perché San Nicolò ha una sua storia di un certo tipo. Conservatore Di Giovanni, poi soprattutto nell'ultimo decennio e poco più, e il Teramo Calcio è Campitelli che è ripartito dal 2008. Parliamo di due entità distinte che hanno fatto un cammino sempre diverso. Non è che una società nasce da una rottura che c'era in precedenza. Tipo Quindi Piacenza e propriacenza, per dire. queste due realtà, se riescono a camminare, che vadano per la loro strada e che mantengano questa identità. Questa forza ognuno le proprie Certo, ambizioni. certo. Ti faccio vedere un po' di gol, Francesco. Ti faccio vedere i gol del primo turno di playoff. Qual era la domanda che dovevamo Sul rispondere? futuro, ma di fatto Ah, il futuro, abbiamo. abbiamo parlato già Campitelli Eh sì, non è caduto molto anche il tempo, telefono. esatto, non molto tempo fa e ha detto che comunque vada, Sarà successo. augurandosi ovviamente che il Teramo resti in Lega Pro, lui è pronto già a ripartire la prossima stagione. Sì. Lega Pro o Serie D? O Serie D. Auguriamoci la Lega Pro. Ti faccio vedere un po' di gol, Sì. che sono quelli del primo turno, e ci sono alcuni nomi che conoscerai. Ti faccio vedere che sono andati in gol. Partiamo. Arezzo Lucchese,
vince la Lucchese 2-1. Questo è il gol di Moscardelli che porta in vantaggio l'Arezzo. Moscardelli ha un po' di barba, ma giusto un po', Questo è il pareggio di Bruccini della Lucchese, che doveva vincere per passare il turno e lo fa al 61esimo, niente poco di meno che con un gol di Luca Cecchini, ex Teramo l'anno scorso, terzino sinistro, che dunque va a violare lo stadio di Arezzo e regala la qualificazione alla Lucchese. Uno spunto davvero da attaccante provetto. Il Cosenza batte 2-0 la Paganese, vecchia conoscenza del calcio abruzzese, ex Chieti, scoperto da Alessandro Battisti, Domenico Mungo, autore di una doppietta al 49esimo e al 70esimo. Cade la Paganese, si passa il Cosenza. Questo è ancora Mungo, che adesso ha una capigliatura un po' diversa rispetto a quando l'avevamo conosciuta, era veramente giovanissimo. Questa è la curva del Cosenza. Gian Erminio Viterbese, attenzione perché dopo due minuti segna Jefferson. Eccolo qua, doppio slalom e poi pallone in buca d'angolo, come a Gorgonzola. A Gorgonzola, in casa della Gian Erminio, che però pareggia subito con Celiento. Al secondo Jefferson, al terzo Celiento. Davvero botta e risposta. Eccolo qua. L'1-1 non è finita perché la Giana passa in vantaggio con Chiarello al 56esimo. Vantaggio della Giana. A questo punto la Viterbese dovrebbe fare due gol. Riesce a farne solo uno con Vierna. Te lo ricordi Vierna? Ex Poggi Pozzi. Giusto? Ed ex ancora. Il sabato la San Benedettese aveva violato il Barbetti di Gubbio 3-2, ma si era portato sullo 0-3. Assist del neo pescarese Mancuso per Agudirin. Tapin facile. Che era in quella casertana di Ugolotti. E con Bacio Terracino. O la vuole Agudirin. Eccolo qua, riproposto proprio sotto la curva dei sostenitori San Benedettesi, ma si scatena Mancuso, prima su un calcio di rigore, vabbè questo è un po' più semplice. L'altro gol, vedendolo a velocità normale, non si capisce come abbia fatto a segnare, poi perché ho fatto fatica a capire come avesse segnato. Poi eccolo qua. L'assist dell'avversario. Un triangolo con l'avversario. Eccolo qua, Leonardo Mancuso se lo godrà l'anno prossimo Zeman. Grande campionato. Davvero un super campionato di Leonardo Mancuso. Prova a riaprire la partita del Gubbio, lo fa con Casiraghi e Rinaldi 2-3 e a quel punto basterebbe solo un gol, ma vedete al Gubbio, ma eravamo al 91esimo, la partita finisce qua. Passa la San Benedettese che se la vedrà con il Lecce. Andiamo a Livorno, dove Maritato al 13esimo, l'attaccante del Livorno, porta in vantaggio la formazione toscana. Faceva caldo sicuramente a Livorno, vediamo molti petti nudi. Il Renate pareggia con Ayman Napoli, questo giocatore che sembrava poter fare una grande carriera a scuola Inter, invece poi si è un po' perso. Il Livorno però trova subito il 2-1 con Borghese, difensore, stacco di testa imperioso, e il compagno di squadra che si frantuma la capoccia per festeggiare. Passa dunque il Livorno, tra un po' vediamo forse Livorno con Lambrughi, Luci vantaggiato. Eh sì, gran bella squadra. Vediamo la partita più scoppiettante, più a sorpresa della giornata. Giorgione, colpo di tacco. Ex Savona. Per il vantaggio dell'Albino Leffe a Padova, poi il 2-0 con Ravasio, anzi lo 0-2 con Ravasio, tiro sul palo e poi ribattuta in rete, sempre del giocatore dell'Albino Leffe. Il Padova prova a riaprire la contesa con Mandorlini, con un pareggio sarebbe passato il Padova, ma chiude tutto Montella sul calcio di rigore al 96esimo. Piacenza Como 2-1, il vantaggio del Piacenza con Sciacca. Sembra fuori gioco, ma non lo è perché l'assist lo fa un giocatore del Como. Eccolo qua, quindi tiene in vita di fatto i due giocatori che sarebbero fuori gioco, tra cui Sciacca, che con diagonale porta in vantaggio il Piacenza. Il pareggio è di un giocatore accostato nel mercato di gennaio al Teramo, Matteo Chinellato. Questa è la curva dei sostenitori comaschi, bel gol. Io ricordo il gol in un famoso Sorrento Teramo. Chinellato, vero, vero, vero.
E attenzione, perché il portiere del Como è un genio, perché praticamente butta via la qualificazione così, regalando il gol al 90esimo, al 95esimo a Franchi. È matto. Che va in pressione. Oh, che è sempre per non buttare la palla, per non rinviare. Sì. Ah, quando mi piace. Pordenone quando... Bassano, sì. 2-0, doppietta di Stefani. Il primo gol è questo qua, direttamente sul calcio di punizione, una staffilata anche deviata, vedete la palla che cambia un po' il giro e si infila. E poi va addirittura in posizione offensiva in scivolata, batte il potere del Bassano, Pordenone che passa il turno. Attenzione, partita, altra partita scoppiettante, parlavi prima di Ferretti, eccolo qua il gol di tacco della Feral Pisalò al Mapei Stadium contro la Reggiana, 0-1, ma la Reggiana non ci sta e pareggia con l'ex Pescara Bovo. Botta di destro, c'era un po' di pubblico, ecco qua, riproposto il piattone, apre il compasso Bovo. Di nuovo in vantaggio la Feral Pisalò, sempre con Ferretti al 30esimo. Per il nuovo vantaggio dei Leoni del Garda, che passerebbero con questo risultato, ma c'è Carlini al 75esimo a dare il passaggio del turno alla Reggiana. Piatto anche in questo caso, davvero all'angolino. Chiudiamo con Siracusa Casertana, il gol di giorno della Casertana. Se non erro, ex di Spesaro, può essere? Può essere. Può essere. Sì, mi pare di sì. E poi all'81esimo Corrado per la Casertana. Io ricordo un giorni nel San Sepolcro, ma faremo 10 anni. Non abbiamo messo gli altri. Eccolo qua, un gol bellissimo di Corrado. Sarebbe da rivederlo centinaia e centinaia di volte. Non abbiamo messo Virtus Francavilla Fondi e Juve Stabia Catania, che sono finite 0-0 e che danno il passaggio del turno alla Virtus Francavilla e alla Juve Stabia. Forza Teramo, sicuramente ci salviamo, si riparte con Vivarini. È arrivato pure la settimana scorsa, ma io, perdonatemi se ho Vivarini tutte le ha fatto il suo ciclo, è giusto andare avanti, sì, se ho salvezza tutte le mie sarà... perplessità. Molte volte, sei, io capisco che i tifosi si legano a delle figure, degli allenatori, a dei giocatori, però bisogna avere la forza di andare avanti, di pianificare con altri allenatori, dirigenti e quant'altro. Vivarini ha dimostrato di essere bravo anche quest'anno a Latina, certo. Con una società inesistente, con una situazione economica disastrosa, disastrata, ha tenuto in corsa per la salvezza il Latino fino a quando non è arrivata la mannaia dei meno 5, primi meno 2 e poi 5, ossia 7 punti di penalizzazione. Dategli 7 punti, ma poi 5 punti di penalizzazione adesso. Era neanche un a proposito di correttezza, ma... da retrocesso ha bloccato il Brescia che lottava per salvarsi, ha bloccato il Perugia che lottava per i playoff, sì, quindi noi vogliamo Oddo, Francesco, convincilo tu. Sì, lo convinco io. Va bene, ci ascoltiamo ancora Barbuti, che è l'ex della gara, ma altro che baciare la maglia oppure fedeltà ai vecchi colori. Sentite cosa dice nel caso in cui dovesse segnare domenica. Prima che parla lui sono d'accordo, a me quelli che baciano la maglia, quelli che non esultano, per rispetto degli ex tifosi. Scusa, e per i tifosi di adesso? Non ho capito, tu adesso stai con questa, invece di fare l'isterico come faceva ieri, come hanno fatto quell'altro destro, sinistro, come si chiama, il centravanti del Bologna, che si leva la maglia, che non si ingaggia, quell'altro che dà il calcio alla bandierina, atteggiamenti isterici. Non è che io sia uno tanto pacifico in tribuna quando il tempo segna, sappiamo. Però quello è un altro discorso, perché insomma no... Lì... Vabbè, uno lo fa da tifoso, bravo, però... tu stai in campo, quindi no, in campo devi esultare, magari in modo... non isterico, ma devi esultare, perché tu il rispetto per i vecchi tifosi ce l'hai semplicemente facendo il tuo dovere e quindi rispettando i vecchi però tifosi. Però forse in questo caso c'è una... No, no, non c'è niente, è assurdo. Quelli che si levano la maglia, quelli che si levano la maglia la buttano per terra. Ma io ti scavendo da un burrone. Se fossi presidente io così lo direi, la maglia non ve la togliete perché non mi interessa il regolamento, vi do una multa che non vi raddrizza per i prossimi 10 anni. Che butti la maglia per terra, ecco che stavo pensando a destro Bobovieri e compagnia bella. E poi quelli che baciano la maglia, che baci?
che baci la maglia, se fra sei mesi baci la maglia a dicembre, poi il mercato di gennaio vai in un'altra cosa e baci un'altra maglia. Ma sono atteggiamenti infantili. No, forse in quel caso si dice rispetto... Speriamo che la maglia non la debba baciare bacio. Sì. Terracino. Sì. No, forse in quel caso perché si dice per rispetto verso gli ex tifosi, perché magari in un impeto di gioia e di godure per il gol realizzato dice esulti. Uno pensa, vabbè, gli altri sono un po' tristi, non vuoi infierire. Ma che significa? Esulti in un modo... diciamo, ripeto, composto, no. Ecco, sei contento, giustamente esulti e rispetti quelli di prima e quelli attuali, no? Certo. Quello là fa la faccia alla funerale, fa gol perché ci stanno gli ex tifosi, e quelli di adesso che stanno gioiendo in tribuna, certo, o in curva. Francesco, è un ragionamento un po' asettico il tuo. Ah sì? Vabbè. Sì. Perché? Sì, sì. Perché poi dipende dai contesti, dipende da come ti lasci, dipende dagli effetti che lasci. Ma queste sono cose poi personali, ognuno la vive a modo suo, ognuno... Tolgo la maglia e la butto per terra. Che cazzo non la butti per terra? Ma scemo! Ma che butti per terra la maglia? La maglia è sacra! Ma che stiamo a scherzare? C'è troppo che te la levi! Ma veramente in alcuni casi Totti è un grande e anche su quello si leva la maglia e la fa a mo' di bandiera per esultare, però prende la munizione uguale. Vabbè, ma io mica vi sto dicendo che è giusto, quindi la maglia che viene tutta quanta pallottata, fare la bandiera va bene, sì, pure quel gesto può essere visto in una maniera distorta. Che significa? Io pure un giocatore che si toglie la maglietta molte volte è per un senso di liberazione, un gol particolarmente importante dà il senso di liberazione. Rispetto quello che dici tu, ma secondo me io la penso, intanto però ascoltiamoci che cosa ha detto Barbuti, no Ferretti. O Forlì o Lumezzane. Il Fano, là, secondo me, campo piccolo, abbiamo avuto difficoltà anche nella partita di ritorno contro di loro, perché sì, un campo piccolo, loro sono fisici, quindi secondo me ci è capitata la squadra giusta da affrontare, e quindi andiamo là facendo la partita, consapevoli che se vinciamo la prima, poi... abbiamo molte più possibilità di salvarci. A Lumezzane, a parte che a gennaio secondo me si è indebolito tanto, però comunque secondo me resta una squadra tosta, che corre molto e che fa dell'aggressività, dell'intensità la sua arma migliore. Difficoltà ne hanno avute, perché se sono lì ne hanno avute, e noi cerchiamo di lavorare e soprattutto sulle loro difficoltà. E niente, questa partita è, secondo me, una partita un po' a parte, nel senso che ci si gioca tutto, è una partita dove ci si gioca il contratto dell'anno prossimo, e quindi è una partita vita o morte, secondo me. Se dovessi segnare, infatti per scaramanzia è meglio che non dico niente, però secondo me la gioia è incontenibile. Sicuramente dal volto, almeno dalla mimica facciale, tu dici non devi buttare la maglia, ma secondo me la maglia se la toglie, così a vederlo, a sentirlo. Sembra uno carico, nonostante giochi contro la sua ex squadra, però sembra uno carico e che ha voglia di giocarle queste partite. In questi casi servono. Sarebbe splendido il gol dell'ex, soprattutto la partita di domenica. La temi particolarmente? E io non voglio rimandare tutto alla partita di ritorno, per quello mi auguro che facciano così anche i giocatori e l'allenatore, ossia di provare a ipotecare, a mettere una grossa ipoteca alla salvezza nella partita di andata. A me questo fatto dei due pareggi, fai 0-0 su, poi ce n'hai 2-3, ho capito, però... Vabbè, non vado oltre, io mi auguro per scaramanzia, non vado oltre, però mi auguro che il Teramo provi a giocarsela nella partita di andata. Di andata, magari con Barbuti e Sansovini tutti e due in campo per incutere un certo timore. Anche all'avversario. Andrea, visto è arrivato, ci chiedono un parere su Antonio Di Martino, arbitro che ha fatto l'esordio in Serie A, proprio in Bologna Pescara, eccolo qua, noi gli facciamo davvero... È stato un ottimo esordio. Ottimo, sì, ragazzo bravo. Davvero che sembra un predestinato del,
del fischietto e ha diretto molto bene, aiutato anche dai collaboratori. Questo è stato il primo assaggio, ma la sensazione è che presto lo vedremo stabilmente in Serie A. Speriamo, gli auguriamo anche in... Beh, intanto gli auguriamo di chiudere bene, perché ora mi immagino avrà, se i playoff si disputeranno, e penso che sì, avrà il suo da fare nei playoff di Serie B. E dopodiché il prossimo anno ripartirà dalla Serie B e magari inizierà ad arbitrare anche delle gare di Serie A, e pian piano potrà proseguire una scalata che, insomma, gli auguriamo possa essere la più rapida possibile, perché... prima ancora di un bravo arbitro è una persona squisita, e quindi sì, merita, insomma, di arrivare in alto. Assolutamente. Ci credi a quello che hanno scritto Epifani al Teramo, ci chiedono? Può essere... Tutto può essere. In un'ottica collaborativa? Bisogna vedere se trovano un accordo, bisogna vedere se Epifani non trova, avendo fatto bene negli ultimi anni, se non trova... altre squadre, se non trova chi giustamente gli suggerisce magari di provare altre esperienze. Tutto in fase embrionale adesso. 180 minuti, Andrea. Francesco ha detto: speriamo che non il Teramo non si ritrovi a giocarsi la partita di ritorno avendo un po' speculato su quella di andata. Come se la gioca secondo te invece Ugolotti quella di domenica? Se la gioca come si è giocato le ultime gare di campionato, secondo me. Questa è una squadra che non può dominare l'avversario, e non è una squadra che però può subire. Farà una partita, a mio avviso, di gestione di un certo tipo. Cioè, io penso che il Lumezzane avrà dei momenti di grande pressione, di grande aggressività. Il Teramo non ha nelle sue armi la grandissima aggressività. Teramo ha dalla sua parte la grande compattezza, la grande, questo essere granitico, e dovrà essere bravo il Teramo a leggere la partita, il che non vuol dire stare dietro e non offendere. Leggere la partita vuol dire magari anche far sfogare l'avversario, che dovrà sfruttare il fattore campo e dovrà arrivare a Teramo con un risultato positivo. Cercheranno di vincere, tu devi controllare la partita e devi cercare di colpire. Non penso che vedremo un Teramo all'arrembaggio, penso che non lo fa normalmente, figuriamoci in una gara così, così delicata. Però Teramo ha le sue armi, l'arma principale è la solidità difensiva, quindi deve fare leva su questo e deve avere la lucidità di leggere la partita e di colpire quando l'avversario dovesse accusare un calo fisiologico, perché quando spingi tanto col caldo a fine stagione, prima o poi devi concedere qualcosa. Cos'è che sai che non vuoi dire? E che ne so, non ho capito il messaggio del telespettatore. Forse si riferivano a prima, quando dicevi forse vedranno, troveranno la quadra. All'accordo Termosan non me ne frega proprio niente. In questo momento di un eventuale accordo Termosan Nicolò non me ne frega proprio niente. Se si riferiva a quando sono stato abbastanza ironico nei confronti di questo accordo, del quale se ne parla fra un anno, altrimenti non. Anche perché sulla maglia sei stato esplicito, come più non si potrebbe. No, vabbè, io ho detto quello che... No, adesso scherzando. Penso. Né sulla maglia quando la baciano, né sulla maglia quando... No, vabbè, quello è chiaro. La buttano per terra e poi non parliamo, dicono, non gioisco per rispetto. No, sul discorso di prima, però sicuramente sul discorso che dicevi prima. Quale? Continui a dire che non te ne frega niente dell'eventuale accordo. Ma in questo momento no, in questo momento penso... Eppure probabilmente penso qualcosa solo... tra le due gare potrebbe essere un po' più definito. Non lo so, io mi auguro intanto che il Teramo resti in Lega Pro, questa è la cosa più importante, determinante sotto tutti gli aspetti, certo. Poi il resto si vedrà. Assolutamente, prepariamoci dunque ai 90 minuti di Lumezzane Teramo. Noi ovviamente domenica saremo qui nei nostri studi per seguire la partita, lo faremo con Andrea Costantini che sarà a Lumezzane, e ovviamente lo faremo anche in studio seguendo la partita, dando dei commenti a caldo su quella che è davvero una partita, non dico senza ritorno, perché poi c'è il ritorno, effettivamente c'è, ma quasi. Quindi vi do appuntamento a domenica pomeriggio per vedere la partita, seguire la partita insieme, anche per interagire
chi lo vorrà. E poi ovviamente martedì prossimo, se riusciamo anche, tu mi dici italiano, però martedì prossimo forse avremo anche una piccola sorpresa, se riusciamo. Se riusciamo abbiamo anche una piccola sorpresa. Grazie a Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Grazie a te e forza Teramo. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Andrea, grazie. Ciao a tutti. Ti rivedremo a Tullio Saleri di Lumezzane, che insomma non è proprio dietro l'angolo. Insomma, sarà una trasferta lunga e laboriosa. Grazie a Maurizio Dawin, regia, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo con Proteramo martedì prossimo alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte. Ciao.